La favola che oggi sto per raccontarvi avvenne molto, ma molto tempo fa. Cercate di immaginare un tempo remoto. Un tempo in cui gli animali camminavano in posizione eretta. Proprio come noi, sapevano parlare, cucinare, cantare delle canzoni e sapevano perfino ballare. La nostra fiaba ebbe inizio così. Vorrei 4 arance mature, per favore. Sì, subito. Caspita, signora, quante cose buone ha comprato al mercato! Sicuro, oggi è il compleanno dei miei adorati nipotini e quindi ho pensato di organizzare una bella festa per loro. È un'idea fantastica! Ecco le sue arance. E questa è per i suoi nipotini. Faccia loro gli auguri anche da parte mia. Che gentile! Grazie, glieli farò di sicuro, stia tranquillo. Arrivederci! Ecco, adesso è tutto pronto. Lanna, che profumino! Che bello, oggi si festeggia! Ehi, sulla torta ci sono le nostre facce! Forza, subito a lavarvi le mani, così la mangiamo. Sì! Nipotini cari, ascoltatemi, oramai siete diventati grandi, quindi io credo che sia arrivata l'ora di lasciare questa casa. Dovremo andarcene via da questa casa. È terribile. Non sapete che quando si arriva alla vostra età si è considerati adulti? Per questo motivo, a partire da domani, ognuno di voi dovrà badare a se stesso ed organizzarsi la vita in modo indipendente. Ma io non voglio esserlo. Di la verità, nonna, dobbiamo andare via da questa casa, vero? Sì, dovete. Staccarmi da voi rende molto triste anche me. Ma prima o poi tutti i ragazzi devono imparare a cavarsela da soli. Mi raccomando. Cosa? Mi raccomando, tenete sempre gli occhi ben aperti e soprattutto state molto attenti al lupo cattivo. La nonna ha detto che dobbiamo renderci indipendenti e che dobbiamo cavarcela da soli nella vita. Già, ma come si fa ad essere indipendenti? Ho un'idea! Ehi, ma sei impazzita! Ci hai fatto spaventare! Scusate, non volevo... Opla. Ho preso una decisione. Per prima cosa mi costruirò una casetta. Vuoi costruirti? Una casa da solo? Già, prima di partire da casa la nonna ci ha detto che oramai siamo grandi e che dobbiamo renderci indipendenti, non lo ricordate più? Purtroppo sì. Inoltre, fratellini, ho sentito dire che in questa zona si aggira un lupo molto cattivo. Abbiamo bisogno di una casa, un luogo dove rifugiarci. È una buona idea. Anch'io voglio costruirmi una casa. Sì, anch'io. Dobbiamo fare del nostro meglio, al lavoro. Sì. Da quel momento le strade dei tre porcellini si divisero ed ognuno cominciò una sua vita indipendente come aveva detto la nonna. Il primo fratellino, per costruire la sua casa, pensò di andare a comprare della paglia. In fondo costruire una casa con la paglia sarà uno scherzo. Il secondo fratellino, invece, pensò di andare a procurarsi delle fascine di legna. Mi manca solo un bel martello, una manciata di chiodi e la casa sarà fatta. Mentre l'ultimo dei tre fratellini andò a comprarsi dei mattoni.
con questi mattoni mi costruirò una casa solida e robusta come quella della mia nonna e niente potrà distruggerla. Fu così che i tre porcellini, ognuno a modo suo, si misero al lavoro. Qui c'è da scegliere chi potrei mangiare, eh? Capiti giusto a proposito, gallinella mia, perché ho una gran fame! Che spuntino delizioso! L'ho finita! Devo ammettere che la mia casetta mi è venuta proprio bene. Sarei curioso di vedere come sono venute le case dei miei fratelli. Guarda, guarda che bel maialino grasso e appetitoso. Comunque sono pronta a scommettere che la mia casa sarà venuta più bella della loro. E voilà! Ehi, ciao, simpatico porcellino. Mi lasceresti entrare nella tua nuova bella casa? Ma chi può essere? Povera me, è il lupo! Non essere scortese, bel porcellino, avanti, aprimi, fammi entrare nella tua nuova ed accogliente casetta. No, io non ti faccio entrare perché tu mi vuoi soltanto mangiare. Oh, mi apri subito con le buone o la spazzerò via con un soffio. Ti avviso che conterò fino a tre. Uno, due, tre. L'ho finita! Devo dire che mi è venuta proprio bene. Sono sicuro che la mia casa è più bella di quella dei miei fratellini. Ma che piacevole sorpresa! A quanto pare oggi è proprio il mio giorno fortunato. Ehi, porcellino, so che sei lì. Fammi entrare nella tua nuova casetta. Chi è che mi chiama? Oh no, è il lupo cattivo e adesso che faccio? Avanti, porcellino, fammi entrare nella tua casetta. Non vorrai negarmi un po' di ospitalità? No, non ci penso nemmeno. Lo so, tu vuoi entrare qui per mangiarmi. Se non vieni subito ad aprirmi la porta, soffierò via anche la tua casa. Ti avviso che conterò solo fino a tre. Uno, due e tre. Finalmente l'ho finita. Beh, devo dire che è venuta piuttosto bene. Già, e come dice il proverbio, non c'è due senza tre. Scusa, porcellino, sono un viandante. Mi faresti entrare nella tua casetta? Un viandante? Meglio controllare. Ma quello è il lupo cattivo! Insomma, porcellino, che cosa aspetti ad aprire la porta? Fammi entrare nella tua casetta. No, non ti faccio entrare. So benissimo che vuoi mangiarmi. Cosa credi? Peggio per te, piccolo sciocco, perché io soffierò via la tua casa esattamente come ho fatto con le altre due. Preparati, uno, due, tre! Strano,
La casa è ancora in piedi. Beh, proverò un'altra volta. Uno, due, tre. Questa volta non resisterà. Devo farcela. Non so cosa mi sia successo, non riesco a soffiarla via. Evviva! Il terribile lupo cattivo non è riuscito a soffiare via la mia nuova casetta di mattoni. Costruire una casa così robusta è stata proprio una bella idea. Dannazione, ma non ti conviene cantare vittoria perché io non mi arrendo così facilmente. Vediamo un po'. Che idea! Porcellino, sai che io conosco un grande campo in cui crescono delle rape a dir poco deliziose? Sai davvero dove si trova? Te lo assicuro, e sono così buone che mi viene l'acquolina in bocca soltanto a pensarci. A te piacciono le rape, vero? Quel campo è molto lontano da qui. Ma niente affatto, è vicino al terreno del signor Smith, proprio al di là del fiume. Io volevo andarci domani mattina presto e se vuoi passo a prenderti. Raccoglieremo un bel po' di rape per la cena di domani sera, che ne dici? È una bella idea, ti aspetto, che ora passi a prendermi? Vediamo un po', ti va bene per le sei? Perfetto, ti aspetto per le sei, ma cerca di essere puntuale, mi raccomando. Lo sarò, sta tranquillo. Che babbeo, non si immagina neanche lontanamente che la mia cena di domani sarà proprio lui. Stranamente, la mattina seguente al sorgere del sole, il porcellino si alzò un'ora prima che il lupo passasse a chiamarlo ed uscì di casa. Era andato a raccogliere le rape prima dell'arrivo del lupo. Non vedo l'ora che quello sciocco ma succulento porcellino si trasferisca direttamente nel mio stomaco. Sono io, amico porcellino, allora sei pronto? Sei sveglio? Brutto maialino, mi hai giocato! No, non posso rinunciare, ne va del mio onore di lupo cattivo, ci sono. Porcellino, sai che io so anche dove si trova uno splendido albero carico di mele squisite? Ah sì, e dov'è? Si trova vicino a una fattoria situata sul lato ovest della collina. Se mi prometti di aspettarmi, passerò a chiamarti domani mattina alle 5 in punto, così potremo andarci insieme. Che cosa ne dici? La mattina seguente, il furbo porcellino si alzò un'ora prima dell'appuntamento con il lupo. Dopodiché si affrettò a raccogliere un cestino di mele prima che il lupo passasse a chiamarlo. Ma ad un tratto... Oh, povero me, il lupo cattivo è riuscito a trovarmi. Oh, amico mio, sapevo che saresti venuto qui prima di me. E ho pensato di raggiungerti, visto che non eri in casa quando ti ho chiamato. Dimmi un po' come sono le mele di questo albero. Oh, sì, sono deliziose, proprio squisite. La cosa mi fa molto piacere. Oh, com'è buona. Sublime, direi. Non avevo mai mangiato niente del genere. Cosa? Ma allora sono veramente buone. Sì, sono buonissime. Non ti andrebbe di assaggiarne una? Certo che mi andrebbe, perché non me ne lanci una? Eccola, sei pronto? Vai! La prendo, la prendo. E io taglio la corda. L'ho presa! Dannato porcellino, mi ha giocato anche questa volta! Ma il lupo non si rassegnava alla sconfitta e il giorno dopo tornò alla carica. Uffa, ci risiamo! Ma perché non mi lasci in pace? Perché sono venuto ad avvisarti che oggi pomeriggio c'è il mercato sulla collina, porcellino. Non ti andrebbe di venire con me? Molto volentieri. A che ora vorresti andare?
andarci. Mm-hmm. Ti andrebbe bene verso le 3. Ovviamente il porcellino andò al mercato molto prima dell'orario convenuto. Sono venuto prima, così farò in tempo a comprare tutto quello che mi serve prima che arrivi il lupo. È tardi, ormai sto andando via. Ne ho bisogno, è urgente. Sia pure, mi servo da solo. Fuori uno! Ehi, fermo, cosa stai facendo, ragazzino? Tranquilla, signore, dopo glieli pago tutti. Quel porcellino impertinente crede di potermi ingannare, ma oggi finalmente me lo papperò. Ma cosa succede? Evviva! Bel colpo, ragazzino, ora ti do una mano anch'io. Oh, grazie, signore. Chi ha osato farmi uno scherzo del genere? Oh no, povero me, aiuta! Ehi, guardate come scappo! Bel colpo, continuate così. Devo darti una brutta notizia, i vasi sono quasi finiti. Aiuto, non riesco più a fermarmi, fate qualcosa, aiutatemi! Ci sono! Vi siete presi gioco di me? Io per punizione vi mangerò tutte quante! Me la pagherete tutti! Perché? Faccia come le dico! E va bene! 1, 2, 3, via! Ancora un altro! Dove sono? Dannato porcellino, ma questa volta non riuscirà a sfuggirmi. Hai osato mettermi in ridicolo davanti a tutto il villaggio. Quindi non hai scampo. Sono venuto per prenderti e mangiarti. Ma come fa per venirmi a prendere? Ho capito! Il lupo cerca di entrare in casa attraverso il camino. Questa volta non potrai sfuggirmi! Fu così che il porcellino riuscì finalmente a sconfiggere il lupo cattivo. Oh,
Dopo qualche giorno, i fratellini, le cui case erano state soffiate via dal lupo, organizzarono una grande festa in onore del più piccolo. Tutti gli abitanti del villaggio festeggiarono lo scampato pericolo e da quel momento in poi i tre porcellini vissero insieme, felici e contenti, nella piccola casa di mattoni.